Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, calma, non mi sono tinta i capelli, semplicemente oggi mi è arrivata una parrucca per posta e l'ho presa dal sito che vi lascerò nella descrizione. E ve lo dico perché sennò so che me lo chiedete in tanti se li ho tinti o se è semplicemente una parrucca, quindi preferisco dirvelo. Mi fa un po' impressione questa parrucca perché tipo, quando la tocco è come se fossero capelli reali e mi fa troppa impressione questa cosa, cioè è stranissimo. Vabbè, vi lascio il link se volete comprarla. Io l'ho comprata troppo lunga per sbaglio, la taglierò. Niente, comunque in questo video farò la reazione a un video su di me. Sono le 3:32. Questo significa che è uscito un video di Lele. Lele è uno youtuber, vi lascio il link del suo canale nella descrizione, che ho conosciuto perché ho visto un suo video che mi ha colpito veramente molto e la prima cosa che ho fatto è stata scrivergli. E da lì ci siamo conosciute, abbiamo fatto Skype, siamo stati al telefono 2 ore senza conoscerci, quindi veramente è stato bellissimo. E è una persona veramente speciale, quindi se volete andate a vedere il suo canale, ve lo lascio nella descrizione. E sapevo che doveva fare un video in cui parlava di me. E è uscito adesso alle 3:30, devo ancora vederlo, devo ancora vedere la copertina. Tra l'altro ho anche cambiato telefono, questo è il mio regalo di Natale. Piano, non mi hanno regalato un iPhone 7, l'ho pagato con i miei soldi. Era da molto che mettevo i soldi da parte per prendermelo e quindi l'ho preso tutto da sola, i miei genitori non ci hanno messo un euro. E vi ho detto anche del telefono perché stessa cosa me lo chiedevate. Non devi smettere di credere nei tuoi sogni perché gli altri dicono che non ce la farai. La prima volta che ho fatto la videochiamata con lei, sapete cosa mi ha risposto? Non devi emozionarti. Sono una persona normale anche io. E anche se ho tanti seguaci, non vuol dire niente. Nonostante lei abbia più di 100.000 iscritti, mi ha contattata. A volte non serve conoscere una persona fino alla fine per giudicarla. Basta una frase, un piccolo gesto. Ha aperto il suo canale 4 anni fa. Come me all'inizio caricava i video a caso, senza sapere che qualcuno un giorno li avrebbe visti. Mi piace la sua semplicità nel guardare una persona in faccia e dirgli quello che pensa. Questo non è essere coraggiosi, ma essere se stessi. Guardarla sorridere nonostante quello che ha passato mi dà il coraggio di non mollare mai. Anche lei, appena ha iniziato ad aprire il suo canale, non sapeva come sarebbe andata. Cosa sarebbe successo più in là? È come scrivere un messaggio lungo e poi sperare che la persona che ti piace risponda alla stessa cosa. Prima di aprire un canale YouTube, faceva ginnastica artistica. Ora è migliorata, ma ha smesso per dedicarsi a YouTube e stare insieme a voi. Non voglio andare tanto nel suo passato e farvi vedere i video che pubblicava. Voglio presentarvi la persona che vedete oggi, per farvi capire quanto sia spettacolare. Quando ha aperto il suo canale YouTube, veniva presa in giro, veniva derisa e posso capire come si è sentita. Come ognuno di voi, lei mentiva, diceva di star bene, ma non era così. Avevo paura di non farcela in tutto quello che credeva. Lei era televisionista. Molte persone l'hanno spinta ad andare avanti. La persona che l'ha aiutato molto nel suo percorso è stata la Sabri Gamer, che dopo un anno l'ha riconosciuta. La Sabri! Con il passare del tempo gli iscritti aumentavano e lei. Beh, lei nonostante le critiche è sempre andata avanti, non si è mai data per vinta, raggiungendo così 100.000 iscritti. Che dire, 100.000. Mio Dio, ragazzi! A lei non frega niente di andare avanti oltre a questo risultato. Ha lottato tante e quello che conta per lei è stare con voi. Di persone forti? Tutti noi possiamo essere forti, tutti noi possiamo essere quello che vogliamo essere, basta non mollare mai. Oddio. No, vabbè. Cioè, sono senza parole. Grazie mille, adesso ti scriverò un messaggio. Grazie mille, veramente. Cioè,
è un video stupendo, non penso che nessuno abbia fatto mai una cosa del genere per me. E tutte le cose che dice nel video sono cose verissime che gli ho raccontato io in queste settimane che ci siamo conosciuti. Sono letteralmente senza parole, non so cosa dire. Spero che anche a voi sia piaciuto questo video. Ho fatto la reazione anche perché volevo condividere questo video con voi, solo che postarlo e basta, non lo so, ho preferito fare una reazione. E quindi niente, ragazzi, ringrazio tantissimo Lele, ringrazio tutti voi e un bacione. Grazie mille ancora di tutto il supporto vostro e veramente spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao!